Questa mattina il personale della seconda sezione della squadra mobile ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di tentato omicidio e porto illegale di arma impropria nei confronti del 28enne Picciao Simone di Cagliari, già con precedenti penali in materia di stupefacenti, resistenza, lesioni e rissa. L'aggressione è avvenuta verso le 5.30 della mattina del 22 dicembre, al termine di una serata trascorsa presso una nota discoteca di via Newton. Nel corso della serata, prima all'interno del locale e successivamente all'esterno, è nata una violenta lite tra il Picciao e il suo conoscente, lite che in un primo momento è stata sedata dalle guardie di sicurezza del locale, per riprendere una mezz'oretta dopo, quando Picciao, con un violento fendente, ha colpito il suo amico all'addome, provocandogli una ferita potenzialmente mortale in quanto la lama si è fermata a pochi millimetri dalla aorta. Alle responsabilità del Picciao si è arrivati grazie alle immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza presenti nei pressi della discoteca e dalle testimonianze di alcune persone presenti, nonché di un'intensa attività tecnica da parte degli investigatori. Dall'attività investigativa è emerso un rapporto di conoscenza fra la vittima e l'aggressore ed un'assoluta mancanza di collaborazione della vittima che con le sue dichiarazioni ha tentato anzi di depistare le indagini. Fatto rilevante è che i due, aggressore e vittima, durante la serata e prima di recarsi in discoteca, avevano assistito insieme ad un incontro di pugilato. Nelle prime ore di questa mattina il Picciao è stato rintracciato nei pressi della sua abitazione e successivamente condotto presso il carcere di Utta. Sicuramente l'arresto effettuato oggi dalla squadra mobile per noi è una buona occasione per rinnovare l'invito a tutti i gestori di locali per quanto riguarda le collaborazioni con le forze dell'ordine. Nel tempo sicuramente sono migliorate e si sono raffinate, però sicuramente questa per noi è una ulteriore occasione per rivolgere loro l'invito a non sottovalutare nessun tipo di problema che possa innescarsi all'interno dei loro locali.